Napoli è una città delle due ruote, la sua storia è legata a tanti episodi storici del ciclismo italiano. Ieri abbiamo ricordato il rapporto di Fausto Coppi con Napoli, un campionissimo che ha ricominciato a correre proprio a Napoli. In questo scenario bellissimo è il Giro d'Italia e le due ruote sono un modo per fare comunità, per andare a casa delle persone, per unire tante persone, per essere anche felici, per avere gioia. Abbiamo avuto una grande onda azzurra in città e quest'onda azzurra oggi si mescola con una grande onda rosa. Ai numeri da record di questo periodo si aggiunge il fascino del Giro d'Italia, che oggi parte e arriva a Napoli. Il comune si organizza con dispositivi specifici per la circolazione e scuole chiuse nelle municipalità 4 e 6. Mentre al tutto esaurito, già assicurato, la corsa in rosa regala emozioni e visibilità ancora maggiore a una città che è già la meta preferita degli italiani anche per il prossimo ponte del 2 giugno. Sport, comunità, stare insieme, vita sana e tante iniziative che ricordano i campioni del ciclismo, ma anche le tante storie che il ciclismo ha vissuto a Napoli. Noi abbiamo bisogno di fare comunità, abbiamo bisogno di rimettere insieme con un unico afflato la città con la sua grande area metropolitana, e il ciclismo lo fa. Io ho girato alcuni comuni dell'area metropolitana in questi giorni, c'era grande gioia, grande festa, partecipa alle scuole, i cittadini, è un bel modo di stare insieme. Noi dobbiamo costruire occasioni positive per ricostruire, rafforzare le comunità dopo anche la crisi pandemica. Questo ci fa molto piacere perché dopo l'evento dello Scudetto abbiamo l'evento del Giro e continueremo con tanti altri eventi sportivi molto importanti. Nell'occasione va ricordato anche il rifacimento di oltre 25 km di strade ed altre opere come il ripristino della fontana Cerchi dell'Acqua in via Argine. Noi abbiamo un programma di rifacimento di moltissime strade della città, ovviamente approfittiamo anche delle risorse che arrivano da eventi straordinari come è capitato col Giro d'Italia. Adesso abbiamo un altro piano che sarà coperto in parte anche dal bilancio comunale e da altri investimenti che stiamo facendo. Partiranno a breve i lavori sul lungomare, i lavori di Viale Augusto, i lavori di Via del Parco Margherita, che sono interventi molto più strutturali, e poi abbiamo interventi su Posillipo e in altre aree della città. Abbiamo un piano pluriennale che realizzeremo progressivamente. Abbiamo intenzione di rifare molte strade della città. Io ho sempre detto, mi rendo conto che ci sono dei disagi sui cantieri, con i cantieri, però se facciamo lavori in tempi rapidi, noi in 60 giorni abbiamo riasfaltato 25 km di strada, e quindi questa è un'occasione importante che ripeteremo continuamente per garantire in una città civile e moderna le strade debbano essere messe a posto. Abbiamo anche chiuso i lavori a Via delle Repubbliche Marinare, che sono durati molto a lungo perché poi c'è stata la demolizione del sovrappasso. Insomma, un grande sforzo, mi fa piacere che i cittadini sono contenti e continueremo su questa strada.